Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui oggi con un nuovo video e signori, come potete vedere, guarda lì con la Ducati pronta alla partenza. Signori, oggi siamo con un'anteprima dedicata al nuovo MotoGP 23 in uscita l'8 giugno, ma oggi abbiamo la possibilità di provare un pochino in anticipo una versione non definitiva naturalmente, quindi ci saranno alcune cose che naturalmente non sono complete, ci sono tante cose che saranno presenti poi nella versione finale e che qui diciamo sono ancora da rifinire, quindi tenete bene in considerazione che questa non è la versione definitiva del gioco, ma è comunque una versione che ci permette di dare un'occhiatina a quello che sarà il nuovo capitolo su due ruote di Milestone. E quindi signori, oggi andiamo a vedere brevemente in questo video, magari vi farò un salto giusto per vedere da un GP all'altro, faremo un po' di prove, un po' di test, tanto per dare un'occhiata a questo titolo che attendo anche per vedere quelle che sono le novità. Si preannuncia un titolo con tante novità, spero che quest'anno ci saranno tutte queste novità aggiunte che potranno dare un pochino una rinfrescata alla serie di MotoGP, a partire anche dalla carriera dove ci sono diverse modifiche anche per quanto riguarda la carriera, la progressione del personaggio, ci saranno eventi, rivalità con altri piloti, eventi che andranno a modificare quello che sarà il nostro percorso magari di crescita, di miglioramento e di scalata delle varie categorie, così come ci sono altre aggiunte lato naturalmente gameplay, fisica, intelligenza artificiale, che andremo poi naturalmente a vedere più nello specifico quando il titolo uscirà. Oggi è giusto un'occhiata per vedere un pochino di gameplay, quindi brevemente qualche giretto ci andiamo a fare oggi e andremo a vedere anche una novità, ma prima signori facciamoci qualche giro in una gara veloce e vediamo un pochino com'è questo MotoGP. La prima gara la andiamo a fare sul Red Bull Ring, signori, andiamo velocemente in pista. Ho settato un pochino la moto, l'assetto come sempre, c'è la possibilità di personalizzare il tutto, di andare naturalmente a farsi aiutare magari anche con un assetto consigliato, anche qui in generale work in progress. Quindi non ci soffermiamo troppo magari su quella che è la presentazione della gara, anche perché al momento voglio vedere pad alla mano, almeno le primissime impressioni. Ho scelto l'Aprilia come moto, mentre per quanto riguarda il pilota è un pilota predefinito, Milestone, sia quindi molto bene, molto bene. Una gara di 3 giri sull'asciutto, poi andremo a vedere anche qualcos'altro dopo, quindi è un primo approccio questo qui, partiamo subito, prepariamoci, naturalmente lì come vedete sempre l'HUD che ci va ad indicare anche vari controlli, noi naturalmente al momento ci andiamo a mettere il traction che insomma essendo la nostra prima discesa in pista potrebbe non essere facilissimo. E attenzione a questa, la configurazione per le due ruote di Spielberg non mi piace tantissimo, questa S sostanzialmente, perché poi il resto rimane uguale, invariato alla versione Formula 1, e quella S mi mette molto in difficoltà. Comunque primissima impressione, l'impatto grafico mi sembra, insomma, noi siamo su PC, non so se l'avevo già detto, credo di no. Vabbè, anche gli altri capitoli, per dire, lo scorso capitolo anche avevamo giocato su PC, quindi possiamo avere un metro anche di paragone della stessa piattaforma. E visivamente mi sembra che un passo avanti sia stato fatto. Noto il tutto, anche, cioè sto vedendo la moto, l'asfalto, e evito di guardare oltre la pista, a parte perché ci interessa relativamente, poi insomma vorrei anche non schiantarmi magari sul rettilineo, guardiamo anche oltre, ma nel mentre guardo moto e tuta. E poi ditemi anche la vostra, perché effettivamente è da un po' che non giochiamo a MotoGP, quindi possibile anche che sia io che non mi ricordi benissimo il tutto. Però onestamente mi sembra che visivamente sia migliorato. Naturalmente poi con la versione definitiva avremo modo di spippolare il tutto lato intelligenza artificiale, fisica e tutti gli altri aspetti che sono
appunto dovrebbero essere migliorati per questo nuovo anno, anche perché insomma una rinfrescata al titolo di MotoGP ci vuole onestamente, perché da tanto che è un po' troppo simile a se stesso. Quindi spero che quest'anno effettivamente queste migliorie che ha annunciato Milestone siano, cioè che vadano poi all'atto pratico a dare quella sferzata di novità che onestamente ogni tanto ci vuole, per quanto si tratta di titoli motoristici, quindi sostanzialmente molto spesso ci si accontenta tra virgolette anche di girare in pista, insomma quello è, però a me personalmente, apprezzando anche naturalmente anche la parte gestionale di queste carriere, spero che da quel punto di vista anche le migliorie e le aggiunte che hanno fatto possano dare quel qualcosa in più, insomma, per sì, rinfrescare un pochino la serie che, come dicevo, opela. Vabbè, qua poi a chiacchierare. È un po' troppo simile a se stessa da un po' di anni, quindi ci vuole. E vediamo, per il momento le premesse non sembrano essere malaccio, se non fosse che dovrei stare in pista e non andarmene all'aceto. Attenzione qui all'esterno, proprio all'ultimo giro ci siamo infrascati male, ma ci può stare. Poi ci spippoliamo anche un'altra garetta, perché c'è una novità che possiamo andare a vedere direttamente con quest'anteprima. Comunque a livello di difficoltà nella guidabilità, insomma, non è per niente facile. Già l'anno scorso comunque il titolo avevamo notato, perché poi anche chiacchierando con voi, insomma, era bello difficilotto, eppure quest'anno mi sembra che comunque sia su quella falsa riga. Insomma, bisogna farci parecchia pratica e non è facilissimo. Comunque dai, andiamo velocemente anche a vedere qualcos'altro. Ebbene signori, l'altra prova che volevo fare era appunto dedicata ad un'altra novità per quanto riguarda MotoGP, perché arriva il meteo dinamico, quindi in gara potrà cambiare il meteo, potrà iniziare a piovere, così come potrà smettere di piovere. C'è il flag to flag che ci permetterà di cambiare al volo la moto, come accade per l'appunto nella realtà. Quindi adesso magari velocemente, per non fare il video troppo lungo, ci andiamo a fare qualche giro per vedere un pochino questo cambiamento. Quindi andiamo subito, come detto, al tracciato di Misano. Per la moto abbiamo scelto una Ducati con un pilota fasullo, Milestone, insomma, degli sviluppatori. Insomma, senza andare a prendere un pilota reale, giusto il team ufficiale, però Ducati lo abbiamo. Abbiamo qui le due moto disponibili. Per quanto riguarda la gara, basta mettere almeno il 25% e poi andare a provare un pochino a vedere con la pioggia che dovrebbe arrivare. Andiamo a selezionare gli pneumatici. Allora, visto che comunque il 25% sono pochi giri, dovrebbe anche arrivare la pioggia, quindi in linea teorica dovremmo andare a sostituire la moto. Direi che le soft ci possono anche stare. Comunque partiamo subito, dai, bando alle ciance, anche perché voglio giusto farvi vedere un attimino questo cambio. Quindi faremo un po' di taglietti qua e là, ma intanto pronti anche con la Ducati che parte subito di prepotenza. Cerchiamo di, attenzione lì davanti anche noi, oh, attenzione ai rientri, attenzione anche alle sportellate. Qui c'è grande foga da parte dei piloti. Oh, e che se fa così? Come vi dicevo, non sono andato a creare in questa anteprima il nostro buon Pino, perché tanto poi ci sarà la versione definitiva, quindi non volevo, tra virgolette, andare a spippolare troppo, come vi dicevo, per quanto riguarda altri aspetti, ma volevo semplicemente andare a vedere un pochino, pad alla mano, com'è il titolo. Noi, naturalmente, come vedete, siamo discretamente lenti, ma questo ci sta, anche perché è da tanto che non giochiamo a MotoGP, quindi, insomma, questo video anteprima è anche per rispippolarlo un pochino. Attenzione, perché è passato il primo giro, signori, come vedete inizia ad arrivare la pioggerellina. Adesso sarà un giro
complicatissimo. Già qualcuno va dritto. Attenzione, incidente in pista. Che rischio, signori, che rischio. Attenzione, è arrivato proprio l'acquazzone di brutto. Il problema è che abbiamo gomme lisce, gomme da asciutto. Il meteo è variato in modo piuttosto irreversibile. Dopo appena un giro era già nuvolosa. In realtà la partenza già si vedeva che non era propriamente il top. Vedete, bandiera bianca, flag to flag. C'è la possibilità di andare a cambiare moto ai box e speriamo di riuscirci. Andiamo piano piano, piano piano, signori, perché... Oppela, io già sul bagnato. Eccolo lì che scivola. Anche noi, signori, con quale difficoltà. Ma tanti piloti, attenzione, attenzione. E niente, è successo un macello, signori. Delirio in pista, delirio in pista. Si rientra in box per cambiare la moto. Caos totale. Con le moto con gomme asciutte, signori, è abbastanza problematico. Vediamo che viene appunto messo il pilota automatico. Ci fa vedere il cambio moto da parte del nostro Stone, che è diventato Rolling Stone più che Milestone. E in questo caso calcolate che noi abbiamo 7 giri, quindi il cambio di meteo è stato molto repentino, perché i giri sono pochi, quindi giustamente per fare la variabilità è stata piuttosto veloce. E adesso niente, si va con la gara su pista bagnata. Qualche pilota ha proseguito perché non è riuscito a fermarsi, qualcuno si è scivolato ed è andato dritto per dritto, a parte noi, nel senso. Vanno un pochino a scaldare gli pneumatici. Attenzione, adesso sul bagnato veramente bisogna cambiare l'approccio di guida, bisogna essere molto più pacati, più o meno. E quindi niente, signori, semplicemente per far vedere anche quest'altra novità del meteo variabile, naturalmente anche invertito. Attenzione lì, piloti. Questo probabilmente va a creare anche più caciara in pista, più bagarre, più errori, più cadute rispetto magari giustamente a iniziare subito una gara sul bagnato, sia per quanto riguarda insomma il pilota che si deve adattare poi al cambio di meteo, se certo non capita già un giro dove sei sull'acqua e hai ancora gomme da asciutto, dove lì si va a rischiare tanto. Attenzione qui, oppela, con quali rischi anche in questo caso. Occhio. Anche l'effetto della pioggia mi sembra migliorato. Sbaglio, prima parlavamo appunto della veste grafica per quanto riguarda il titolo. E per il momento l'impressione da quel punto di vista è buona. Vedremo poi naturalmente con il gioco completo tutte le modifiche che saranno apportate al titolo. Comunque, signori, questo era quanto. Niente, volevo semplicemente provare anche... attenzione, guarda come si insinua. E niente, signori, questo è quanto. Volevo semplicemente provare anche il meteo variabile. Guarda qui la Ducati come va sprezzante del pericolo. Che fa tampona, che qua già ci reggiamo molto molto poco, molto molto poco. Attenzione. Ok, attenzione come si è insinuato lì. Lato gameplay comunque non mi sembra affatto male. E non facile, posso dire la verità, non facile. Naturalmente questi sono i primi giri che abbiamo fatto, la prima prova, per l'appunto pad alla mano, quindi
Naturalmente vi rimando poi ai video quando uscirà il gioco e faremo un po' di pratica e quant'altro, però devo dire non facilissimo. Attenzione, qui Espargaro ci prova, ma riusciamo con una sportellata a portarci a casa il primo posto. Bene così, bene così. Ok ragazzi, a questo punto io direi che con questa anteprima ci possiamo anche salutare qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Voi mi raccomando fatemi sapere la vostra, mi raccomando seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. E poi avremo modo, come detto, di giocare il titolo all'uscita e spippolarlo per bene, vedere tutti questi aspetti che per il momento abbiamo solamente sfiorato, anche semplicemente chiacchierando. E fatemi sapere nei commenti anche la vostra, ditemi le vostre impressioni che possono trasparire da un video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, un saluto a tutti da Questa Reale.